Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, colonnello Giuseppe Furciniti. Buonasera colonnello, buonasera, come sta? Buonasera a lei telespettatori, benissimo, grazie. Sono felice di vederla, ho dubitato fino all'ultimo perché inserirsi nella sua agenda non è cosa facile. Ecco, allora noi non ci vediamo esattamente da un anno. Circa un anno, sì. Circa un anno, ci siamo visti il 4 di novembre e quindi è trascorso un anno. Io le avevo dato il benvenuto sul suolo casertano, quindi vediamo un po' dopo un anno che cosa ci dice. Ha raccolto un sacco di successi, eppure ne parliamo, lei mi risponde su quello che può parlare, perché certo. Io non voglio essere, diciamo, di scaro. Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori che il colonnello qui presente è nato a Vibo Valentia ed è vissuto in un bellissimo posto sul mare che si chiama Curinga, è vero? Sì. Dunque, e il quid pluris in più del colonnello è che è uno scrittore. No, rispetto agli altri suoi colleghi, diciamo, io ne ho visti tanti, ho visto Amendo, Verrocchi, Mercatili, pure altri che adesso non ricordo, e non erano scrittori, quindi ha questo quid pluris in più. E infatti, tanto per citarne qualcuno, ha scritto con Melino, il procuratore capo di Napoli, rapporti tra mafia e impresa, il sequestro e la confisca anche dei patrimoni illeciti. Di questo ho parlato la scorsa settimana con il giudice Meccariello, che io saluto con affetto e stima. È stato bravissimo, è della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria. Poi le indagini economico-patrimoniali, gli appalti pubblici della legislazione penale ed antimafia, insomma è uno scrittore. Poi dei suoi libri parliamo anche dopo. Allora, colonnello, è tutto un parlare oggi di questo No Green Pass. Noi sappiamo che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, che è la fine praticamente dell'emergenza, per accedere al posto di lavoro, sia pubblico che privato, c'è bisogno di questo certificato che attesta che le persone che vogliono andare a lavorare hanno fatto la vaccinazione. Sono scesi tutti quanti in piazza in molte città d'Italia, anche in modo non per colpa dei partecipanti, ma per infiltrazioni che come al solito ci sono. Sono state anche delle violenze a Napoli, soprattutto a Roma, a Trieste, insomma un po' dovunque. Ecco, loro dicono, scendono per strada e dicono il nostro Green Pass è la Costituzione. Noi siamo democratici, difendiamo la democrazia. Il fatto è, secondo me, che gli enti pubblici sono stati colti di sorpresa da questo Green Pass. Forse se ci fossero stati dei protocolli di intesa, diciamo di prevenzione con i sindacati, forse sarebbero andate le cose un po' più, diciamo, in maniera diversa. Lei che ne pensa? Ma diciamo, questo è un aspetto un po' particolare, politico, diciamo, di rapporti istituzionali, per cui diciamo, noi ovviamente abbiamo subito anche noi questa come amministrazione la necessità di dover controllare l'ingresso dei militari, quindi degli appartenenti al corpo nelle strutture, diciamo, militari, nelle caserme, quindi ci siamo prontamente adeguati anche sulla base di direttive che ci sono venute dal nostro comando generale, quindi ci siamo, diciamo, tranquillamente adeguati a questa normativa. Ci vuole solo un po' di buonsenso e di buona volontà e ovviamente è un provvedimento che tutela tutti quanti, quindi serve appunto ad evitare diciamo, che ci possano essere. Noi abbiamo vissuto un anno difficilissimo ovviamente sia a livello interno, diciamo, nella gestione della pandemia all'interno delle caserme, sia a livello esterno poi nei rapporti con il pubblico, con i contribuenti, diciamo, abbiamo dovuto diciamo, modificare le nostre attività, i controlli, e quindi è chiaro che lavorare in sicurezza va bene per tutti. Poi è chiaro che ognuno la libertà la vede in un certo modo. Io mi sento più libero ad essere vaccinato, ad avere il Green Pass e andare tranquillamente, anche se devo esporre il Green Pass. Poi ci sono quelli che magari hanno... Non si vede, diciamo, non si deve vedere come costrizione, ma come libertà, perché se ricadiamo un'altra volta in pandemia, non so se mi spiego. Il rimedio qual è? Andare un'altra volta in lockdown, andare... quindi cioè, l'economia si è ripresa, le attività sono riprese, si rivede la luce, e quindi in questo momento dobbiamo, secondo me, essere tutti un po' più... anche rinunciare, un po' più elastici. Poi è chiaro che chi ha una particolare paura del vaccino non si può vaccinare, ci sono i rimedi, deve avere
il Green Pass che ti attestato dalla presenza di un tampone. E certamente, e come diceva lei, complicazioni ci sono state soprattutto a livello di caserme, perché per esempio nell'arma dei carabinieri c'è il maggior malcontento. Chi non ha il Green Pass, hanno deciso dal governo, dall'arma dei carabinieri, chi non ha il Green Pass non può stare in caserma, cioè non può stare in camerata. Qui la camerata, per chi non fosse pratico di cose militari, la camerata è una stanza grande dove ci sono dei letti che si chiamano brande, e chi ha fatto il servizio militare lo sa, e insomma non può starci dentro e quindi deve trovarsi un posto fuori, sì. È una cosa assurda però, e quindi può stare in caserma il carabiniere solo se è in licenza o è a riposo, cioè è malato magari e quindi non si può muovere. La polizia ha chiesto il test molecolare gratuito per permettere a migliaia di agenti non vaccinati di lavorare. L'aeronautica, c'è stato il primo storico presidio sindacale. La Guardia di Finanza, come la Guardia di Finanza non abbiamo avuto problemi particolari, devo dire. Sono tutti vaccinati? Pochi non sono vaccinati, diciamo una percentuale molto bassa. Quindi... E come avete detto, fuori? No, allora, cioè, chi viene a lavorare deve avere il tampone. Deve aver manifestato il fatto di aver sostenuto il tampone, altrimenti non vengono a lavorare. E quindi, è una scelta, per carità. Quindi noi forte cederemo alle norme che vengono emanate, anche per le norme voi. Sono queste, le dobbiamo applicare, non ci sono certo. Alternative. Cioè, cerchiamo di venire incontro al personale, ma nei limiti delle leggi, poi è chiaro che... Bisogna rispettare la decisione. Se ci sono queste regole bisogna rispettarle, ecco, ma per la tutela di tutti. Sì. Perché, insomma, ricordiamo che... Noi abbiamo perso un militare a novembre per il Covid, cioè un mio dipendente è morto per Covid, quindi insomma... Anche nei carabinieri. Colonnello, l'unica categoria esclusa dal Green Pass è quella degli utenti dei servizi e di coloro che sono esenti dalle vaccinazioni con certificato medico. Dunque, mi hanno chiesto, i mezzi di trasporto come si fa? Allora, con l'Intercity e Intercity notte c'è bisogno del Green Pass, mentre invece regionali, interregionali, insomma, per il trasporto pubblico non c'è bisogno di alcun Green Pass. Parliamo un po' di protocolli d'intesa della Guardia di Finanza, che diciamo ne avete stretti parecchi. Il primo, quello con l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, che per tanti anni, voi sapete, è stato seguito da Cantone, Raffaele Cantone, oggi procuratore capo di Perugia. Oggi c'è, mi pare, Francesco Merloni, giusto? Il presidente dell'ANAC no, non è Merloni, è stato il nuovo, c'è... un nuovo presidente dell'ANAC. C'è un nuovo, sì. Beh, comunque, insomma, avete Busian, pare che si chiama. Avete rapporto, perché l'ANAC ha scelto la Guardia di Finanza per la prevenzione della corruzione, per combattere la corruzione. Noi abbiamo un reparto specializzato la centrale, il nucleo speciale anticorruzione. Sì, anticorruzione. E pensate che è stata scelta la Guardia di Finanza tra le quattro forze di polizia: polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria. Sono stati scelti loro perché siete più bravi, no? No, è una questione di competenze specialistiche che riguardano il settore soprattutto degli appalti, dove è chiaro che ci vuole una certa specializzazione in determinati ambiti, per cui noi avevamo già questo reparto costituito proprio appositamente per l'attività di prevenzione della corruzione, soprattutto nel settore appunto degli appalti, e quindi chiaramente siamo il referente principale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. E certo, dunque oggi, nonostante i vari codici anticorruzione, la corruzione, lo sappiamo, è dilagante da nord a sud, lei lo vede, la vede da vicino, da nord a sud a nord, si usa anche nei reati contro la pubblica amministrazione, come dire, si usa la cosa pubblica come se fosse privata, e questo è peggiorata la situazione con la burocrazia che alimenta ancora più certo. La cosa. Mi ha fatto particolare attenzione il fatto che i reati contro la pubblica amministrazione vengano chiamati delitti nel codice penale, giusto? Chi volesse controllare, libro secondo, titolo secondo, giusto così? Sì, tutti i principali reati sono delitti, quelli più gravi sono considerati delitti.
delitti. Sì, sì, e quindi anche i delitti. Una cosa gravissima. Sono i reati puniti con la reclusione e la multa, che sono le pene più gravi previste dal codice penale. Oggi noi il mezzo del dout des, dell'accordo corruttivo, non sono più i soldi, perché hanno capito che sono tracciabili, voi tracciate subito, andate a monte della situazione, allora non si usa più il denaro, si usa di meno, non è che non si usa più, si usano anche dei sistemi più sofisticati per nascondere appunto le dazioni di denaro, con delle forme, diciamo, di, che ne so, false consulenze, false perizie. Ci sono i sistemi per Anche regali in paesi esotici, posti di lavoro al compagno, alla compagna, alla figlia, ecco, si è trasformato, ma voi guardate lo stesso. Beh, cerchiamo di individuare queste, certo. Non è semplice. Dunque, un'altra collaborazione è tra Guardia di Finanza e Fisco, questa è interessantissima, è stata realizzata durante la pandemia per identificare quelli che utilizzavano indebitamente gli aiuti del governo, giusto così? Sì. Sì, sì. Ecco, questo doppio intervento è importante anche perché permette di migliorare i contribuenti che sono dalla parte del torto, che, certo, insomma, che volevano quelli, fare quelli i furbetti. Quelli vogliamo colpire soprattutto. Ecco, e come colpire ma anche aiutare. Sì, vabbè, allora, in che modo li aiutate? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il problema dei finanziamenti che sono stati elargiti dal governo per far fronte alla crisi economica, i famosi contributi a fondo perduto, contributi garantiti dallo Stato, ovviamente noi andiamo a ricercare quei soggetti che o non hanno titolo ad avere questi finanziamenti, oppure quelli che li impiegano male, cioè che non li impiegano, certo, per quelle che sono le finalità previste. È chiaro che se io ti do un finanziamento perché la tua attività è stata chiusa, non hai potuto lavorare, ovviamente poi non è che i soldi li puoi utilizzare per andarti a fare un viaggio, chiaramente sono finanziamenti che devono essere utilizzati per le attività imprenditoriali. E quindi noi cerchiamo di individuare, attraverso appunto una serie di analisi e di progetti investigativi, andiamo a individuare chi sono i soggetti che non avevano titolo ad avere questi finanziamenti, quindi lì poi eventualmente in caso di irregolarità li segnaliamo e i contributi vengono recuperati dall'Agenzia delle Entrate. E questo serve appunto per cercare di evitare che questi finanziamenti possano andare in mano anche ai soggetti criminali o di imprese criminali. Per quanto riguarda invece il rapporto con il contribuente, tra virgolette, non competenti ordinari, che noi ovviamente vengono tutelati indirettamente anche da questa azione che noi facciamo in maniera quasi capillare sul territorio, perché è chiaro che nel momento in cui noi andiamo a colpire gli imprenditori illegali, quelli che lavorano, soprattutto i cosiddetti gli evasori seriali o comunque quelli che fanno le grandi frodi fiscali, cerchiamo di liberare il mercato dalla concorrenza sleale, certo, e ovviamente il nostro interesse è proprio quello di colpire, e il territorio casertano purtroppo presenta, a fronte di una stragrande maggioranza di imprenditori onesti, puliti, che lavorano e veramente mandano fuori l'occhiello dell'economia casertana, e poi ci sono anche degli imprenditori che ovviamente preferiscono o decidono di lavorare in maniera illecita, noi quelli cerchiamo di individuare e colpire. Certo, soprattutto gli imprenditori, io tiro sempre le orecchie per soprattutto per le aziende a nero e lo smaltimento rifiuto, perché quello è un effetto domino che poi va all'ambiente. È tutto collegato, perché chiaramente l'impresa che lavora in nero smaltisce in nero i rifiuti, paga in nero i lavoratori, è tutto collegato, sfrutta molto spesso i lavoratori, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Noi abbiamo fatto anche delle indagini e dei risultati anche in questo settore, nella zona di Castel Volturno, di Mondragone, dove abbiamo appunto individuato dei fenomeni proprio di caporalato, di lavoratori. Quella che vengono sfruttati. Quella è un'altra piaga, il caporalato. È un'altra piaga e noi abbiamo, con la Procura di Santa Maria, abbiamo fatto diverse operazioni proprio per cercare di contrastare questo fenomeno. Il procuratore Troncone proprio ce l'aveva a morte con questo caporalato, perché sfruttano la povera gente che ha bisogno di lavorare e portare qualche cosa a casa di soldi. Arricchisce ovviamente illegitimamente sulla povera gente che viene a lavorare, cerca di guadagnarsi da vivere.
Certo, dunque l'evasione fiscale in tempo di pandemia è aumentata perché non c'erano soldi e quindi l'evasione fiscale penso che sia aumentata. Soldi che si sottraggono alla collettività, quindi all'erario, allo Stato, quindi alla collettività. Ecco, bisogna incentivare e bisogna dire che bisogna pagare le tasse. Io lo ripeto sempre, uno storico ateniese, non so se gliel'ho mai detto, Tucidide, che diceva: l'uomo che non si interessa delle cose dello Stato non è innocuo ma è inutile, quindi cerchiamo di non essere inutile e pagare. Anche diciamo, i Vangeli lo dicono: data a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. La Guardia di Finanza ha un protocollo d'intesa anche con l'Università della Campania Luigi Vanvitelli per il miglioramento delle competenze specialistiche della Guardia di Finanza. Di che si tratta? Ma si tratta di un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'Università Vanvitelli, di questo ringrazio il rettore, il professor Nicoletti, che ci ha dato quella possibilità appunto di fare questa convenzione. Praticamente questa convenzione serve ad agevolare i militari della Guardia di Finanza della Campania che vogliono iscriversi a corsi universitari specialistici ovviamente nelle materie di nostra competenza, quindi i corsi di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche, in maniera tale che possono in qualche modo diciamo, conciliare l'attività di lavoro con il diciamo, miglioramento della cultura professionale per chi ambisce ad avere un titolo di laurea oppure ad avere una specializzazione in un settore. E quindi diciamo una cosa importante, c'è un'ottima collaborazione con l'università e quindi siamo fiduciosi che questa convenzione possa... È una bellissima iniziativa perché si eleva sempre più il grado di cultura e quindi loro hanno, i ragazzi hanno lo stipendio praticamente assicurato, però possono dedicarsi... Sì, perché molti, per esempio, molti dei nostri ispettori ovviamente quando frequentano il corso presso la scuola dell'Aquila, scuola ispettore dell'Aquila, maturano ovviamente dei crediti, quindi hanno la possibilità poi di proseguire, continuare e concludere il corso di studi conseguendo appunto una laurea o in giurisprudenza o in economia o in scienze della sicurezza economico finanziaria. Certo, lei quindi incontra spesso il rettore Nicoletti? Sì, spesso, ci vediamo, lo conosce. È gentilissimo. Una piccola parentesi, lei me lo saluta quando potrà, io ho in arretrato una intervista con lui e il fatto brevemente è così, io dovevo intervistarlo, il rettore è, diciamo, che è specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva, non quella estetica, cioè quella delle labbra a canotto, tutti, diciamo, uno c'ha 60, 70, 80, 90 e diventa uno di 50, perché poi dopo cade e, diciamo, gli viene un colpo, dice è morta per l'infarto, per la paura, perché era crollato tutto. Ecco, non questo, è una cosa seria, chirurgia, cioè per persone che o per malattia hanno deformazioni oppure per incidenti stradali. Dunque, brevemente, avevo appuntamento di mattina, ora segnata, tutto pronto, così c'è una telefonata, dice no, il rettore Nicoletti non può perché deve andare urgentemente alla CRUI, dice però le manderà, meno male, perché sennò gli sono grata perché no, mi avrebbe messo in difficoltà perché non avevo personaggio, no? E mi è arrivato il suo messaggero ed era un prorettore che si chiamava Italo Francesco Angelillo, che io saluto con affetto e stima. Pensate, questo prorettore è venuto e giustamente dice è stato sbalzato, se credeva di andare a fare la lezione come al solito, come di solito. Dice, dottoressa, noi stiamo qua preparatissimo, una persona di una gentilezza unica, ma non solo persona, un personaggio sardo, amante, lei è calabrese. Nicoletti è calabrese, sì. Questo invece era sardo, tanta la sensibilità, mi colpì perché disse che lui in Sardegna ci andava poco, perché era così traumatico il dover poi andare via, che si malinconiva talmente che non ci andava, ci andava pochissimo. E quindi io ringrazio sia il rettore che mi ha, diciamo, mi ha aiutato e sia questo
Lei si vede pure questo Angelillo, non lo conosce? Prorettore? No, non lo conosco, non lo conosco. Non lo conosce, no, vabbè. Comunque è bravissimo. Dunque, ritornando a noi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 ottobre il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, che contiene misure urgenti in materia di economia fiscale a tutela del lavoro e delle esigenze improrogabili. Qual è stato il criterio usato dal governo? Perché insomma ci sono stati anche argomenti apparentemente contraddittori. Ma diciamo che l'aspetto più importante secondo me è la riforma fiscale, cioè l'avvio della riforma fiscale, e diciamo una gran parte delle risorse della prossima finanziaria verranno appunto destinate alla riforma fiscale, quindi alla possibilità di intervenire su una materia estremamente importante, soprattutto per quanto voi riguarda... Voi sentite proprio i re di questa... No, i re, noi applicheremo no. le disposizioni e soprattutto cercheremo di diciamo adeguarci a quelle che sono soprattutto le direttive finalizzate a contenere l'evasione fiscale, perché noi il nostro compito poi è quello, cercare di individuare sempre di più risorse dall'evasione fiscale. Certo, e questo... Però già il fatto per esempio di intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale, quindi sulle tasse che gravano sul lavoro, è un aspetto importante perché insomma consente di agevolare sia i lavoratori che le imprese e quindi a dare un po' di respiro alle imprese. Colonnello, mi dica se sbaglio qualche cosa, questo è un avviso per i nostri telespettatori, tutti i cittadini. Cartelle esattoriali, già uno insomma sbianca, dice cartelle esattoriali, l'argomento è delicato. Sospese per Covid, ci sono altri 5 mesi di tempo per pagarle, 150 giorni anziché 60, è già un po' di respiro, è giusto così? Sì, sì. Poi nel decreto fiscale entreranno nuove misure, ad esempio anche chi è decaduto nel periodo Covid potrà essere riammesso alla rateazione e dal 31 ottobre 2021 potrà riprendere a pagarle in 18 rate anziché 10. Beh, sono dei provvedimenti importanti questi che per aiutare, ecco, che danno un po' di respiro, perché soldi non ce ne sono, fatemi un esame di coscienza e date un poco di tempo, un po' di... Comunque ovviamente non dipende da voi. Non dipende da noi, diciamo l'attività diciamo di esezione delle vabbè cartelle, ma quando uno viene deve pagare cose, insomma, un sorriso, una cosa, aiuta, perché già quando uno vede guardia di finanza... Ma noi non andiamo ad esigere... Dice, oddio, questo non facciamo noi questa attività. Vabbè. Dunque, maxi operazione, parliamo un po' delle operazioni. Maxi operazione della Guardia di Finanza e Carabinieri in tutta la Campania, 45 arresti e 71 indagati nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto. Direzione DDA e inchiesta delle distrettuali antimafia di Potenza e di Lecce. Se la ricorda? O sono tante che ne fa di successo? Ma questa non l'abbiamo fatta noi però, non abbiamo fatto Guardia di Finanza e Carabinieri. Ma non di Caserta però. E di Napoli? Sì, di Napoli, Guardia di Finanza. E sempre i suoi fratelli sono, vabbè, perché però il colonnello io prima di venire qua era al GICO. Delle indagini degli altri non parlo. Ecco. Ma non perché, assolutamente, perché certo, non mi permetto mai. Vabbè. Faceva parte del GICO per 6 anni. Il GICO rappresenta l'elite della Guardia di Finanza perché è specifico per la criminalità. Sta organizzata, sì. Secondo Guid Pluris in più che c'ha. Poi, la Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto associazioni a delinque specializzate in frodi fiscali. Questa sì? Sì, sì. Attraverso risparmi di imposta ed evasione, sequestrati beni per 20 milioni di euro, inchiesta della Procura di Napoli, sempre a Napoli, ingenti frodi fiscali. Questa? Sì, 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 ne abbiamo fatte diverse in questo periodo. Sì, tante. Grazie. Sì, sì, perché chiaramente, come le dicevo, in questo periodo ci stiamo concentrando moltissimo sulle frodi fiscali, sì, perché è un fenomeno estremamente diffuso. Avvertiti, estremamente diffuso, e quindi stiamo lavorando parecchio. Abbiamo anche qui, lei citava i protocolli d'intesa, abbiamo un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, l'Agenzia delle Entrate, con i quali appunto collaboriamo proprio per il contrasto dei reati tributari, quindi delle frodi fiscali, delle evasioni che si caratterizzano proprio per l'attività fraudolenta, attraverso appunto le false fatturazioni, gli indebiti risparmi di imposta, le debite compensazioni di crediti tributari. Quindi cerchiamo appunto di colpire proprio quelle frodi maggiormente diffuse, sistematiche sul territorio. E quindi, i recidivi?
E dici, quelle lo fanno in maniera, diciamo, professionale, sistematica. Anche raffinata. Certo, perché poi c'è un utilizzo delle famose cartiere, cioè di tutte queste società o di queste piccole imprese individuali che hanno come unico scopo principale quello di fare fatture false, mettere fatture false per consentire poi a imprese più grosse di diciamo, realizzare la frode, o a volte anche per attività di riciclaggio da parte di organizzazioni criminali. Quindi andiamo proprio ad utilizzare tutti quindi i nostri poteri. Quindi sono menti raffinate. Raffinatissime, o meglio, raffinatissime in questo settore, nel senso che poi sì, ormai le frodi sono, diciamo, conosciute, scoperte. Quindi i sistemi cambiano sempre poi i soggetti dietro queste frodi, perché così è più difficile individuarli. Queste imprese cartiere durano pochissimo, anche perché sono quelle che dovrebbero versare le imposte dovute da queste fatture, non le versano, quindi spariscono. Quindi noi dobbiamo essere più veloci di loro per individuarle e cercare di colpirle. È essenziale per voi la velocità? La velocità, sì, noi anche la curiosità. Abbiamo la possibilità di utilizzare molti strumenti investigativi, le banche dati, abbiamo la possibilità di utilizzare gli elementi informativi che ci vengono dalle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle banche e dagli altri soggetti obbligati appunto a fare le segnalazioni di operazioni sospette. Quindi abbiamo una serie di strumenti che ci consentono di proiettarci beccarli poi sulle attività investigative più concrete e cercare di individuare. E poi c'è lei che è bravo. No, i miei collaboratori sono bravi. È normale, vabbè, ma lei deve dare l'input. No, vabbè. A luglio scorso la Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto un 61enne che gestiva una stazione di servizio per conto dell'ENI, ma era un gestore infedele perché prendeva la benzina fuori di secondo, diciamo, sì, scadente all'estero e riempiva il serbatoio, faceva di tutto, alterava la colonnina, diciamo. Questo è un altro fenomeno molto diffuso, cioè ovviamente noi stiamo parlando di prodotti energetici, quindi benzina, gasolio, che ovviamente hanno una tassazione molto elevata sia sotto il profilo delle imposte di fabbricazione, quindi della cosiddetta accisa, sia poi sotto il profilo dell'IVA, quindi chiaramente, diciamo, facendo delle frodi in questo tipo di settore si guadagna moltissimo. Noi per esempio qualche giorno fa abbiamo sequestrato due autotreni che portavano questo prodotto falso gasolio di 63.000 litri. Considerando che l'accisa sul gasolio è di circa 615-617, adesso non ricordo, per ogni 1.000 litri, abbiamo, diciamo, accertato un'evasione d'imposta, perché questo era un prodotto che sarebbe stato venduto in contrabbando. Abbiamo, diciamo, individuato una frode quasi di circa oltre 38 milioni di euro solo su un carico, perché questo è tutto prodotto che, diciamo, falsamente viene commercializzato come prodotto non sottoposto ad accisa, e invece poi viene impiegato proprio l'autotrazione, quindi ovviamente diciamo, dovrebbe essere. Quindi è importante la vostra azione, sia perché diciamo, elimina queste frodi, ma soprattutto andate incontro pure ai cittadini. Perché i cittadini, chiaramente, poi sa quante macchine si saranno rotte e quante volte dice: ma questa andava bene, ma com'è che non va? Quindi, soldi di meccanico risparmiati grazie anche a loro. Anche per l'ambiente, perché poi chiaramente sono prodotti che non sono altamente inquinanti, molto di più ovviamente del prodotto. E noi siamo martiri per l'ambiente. Quindi, insomma, una bella cosa. Questo è un lecito risparmio di imposta per questo gestore infedele, per 740.000 euro. Eh sì. Quindi tantissimo. Perché se io ovviamente compro prodotto in nero in contrabbando, non pago le accise, non pago l'IVA, e quindi chiaramente vendo il prodotto in nero. Io penso a quelli che, diciamo, a cui la macchina non funzionava. Dice: ma come, ieri funzionava e adesso ho fatto il provvista di benzina per camminare, per andare chissà dove, e non funziona. Dunque, grazie alla Guardia di Finanza, ha messo lo stop a liquori e vini illegali tra Napoli e Caserta. Questa non l'ho fatta nemmeno io. E chi l'ha fatta? La Guardia di Finanza di Napoli. Napoli. Guardia di Finanza, sì, diciamo, le persone. Allora, gli impianti di fabbricazione erano in provincia di Caserta, però l'attività investigativa è stata fatta dalla Procura di Napoli Nord, mi pare, con i colleghi del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, perché probabilmente la sede legale o i soggetti indagati erano... Quindi c'entrava la Caserta, sì, ma non del tutto. Va bene. Questa operazione Evolution... Evolution, il nome non mi dice. Sul riciclaggio.
per oltre 100 milioni di euro. Guardia di Finanza di Caserta, Napoli, sì, questa Salerno. Invece è un'operazione che ha fatto il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma. Noi ha chiesto la collaborazione ovviamente nell'attività di esecuzione dei provvedimenti con la Direzione del Settore Antimafia, ed è un'operazione molto importante perché riguarda anche questa il settore dei carburanti. Certo. Un'operazione importante perché importantissima. Sì, è riuscita, e noi abbiamo fatto anche altre anche in questo settore, sia a Napoli sia a Caserta, e ne stiamo facendo anche delle altre, perché ovviamente, come le dicevo prima, il settore degli oli minerali, quindi dei petroli, è un settore estremamente remunerativo, redditizio, e quindi è normale che se io devo fare un'attività fraudolenta la faccio su un prodotto che mi consente di avere un margine di guadagno illecito notevole. Maggiore. E quindi questa è un'operazione che ha colpito proprio questa organizzazione che gestiva appunto tutta una serie di attività che a beneficio del clan dei Casalesi questo, sì, diciamo che c'era una parte dei beneficiari di questa cosa che veniva gestita appunto da soggetti collegati storicamente al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. Quindi insomma le frodi fiscali bisogna stare proprio attento. Ma sono chiaramente ormai il settore più importante dove si realizzano appunto i maggiori guadagni. Se io voglio fare un'attività imprenditoriale, anche se illecita, la faccio su qualcosa che ci guadagno di più, altrimenti non. Questo, ripeto, è un settore estremamente. Certo. Colonnello, il riciclaggio, quali sono le migliori lavanderie per riciclare? Ma le migliori lavanderie dipende dal. In questo settore, per esempio, il riciclaggio viene operato proprio attraverso le false fatturazioni. E poi una volta che il denaro viene ripulito, poi viene reinvestito in altre attività economiche, vengono aperte altre attività commerciali, dipende dal tipo di settore. Molto spesso il denaro non viene reinvestito sul territorio dove vengono commesse le attività illecite, ma vengono investiti. Adesso per esempio vanno moltissimo i trasferimenti di denaro verso paesi tipo la Cina, tipo Malta, o paesi dell'est, dove è molto più difficile poi individuare con i bonifici elettronici, con le transazioni ormai che vengono in maniera telematica l'attività. Quindi noi dobbiamo essere bravi a individuare dove vanno a finire questi soldi. Certo, è trascorso un anno, che idea si è fatta di questo territorio e cosa secondo lei è importante fare ancora? Ma diciamo che il territorio casertano è un territorio che presenta molte potenzialità a livello economico e a livello imprenditoriale, quindi noi dobbiamo cercare come istituzioni, come dicevo prima, di andare incontro a questa grossa fetta di imprenditori che devo dire sono altamente professionali, hanno veramente delle. E quindi cercare di eliminare proprio quelle zone di illecito che frena o comunque ostacola appunto l'imprenditoria sana. Però devo dire che Caserta è una realtà economica ed imprenditoriale veramente sorprendente. Certo, può. E quindi le cose da colpire sono proprio quelle. Quello che possiamo fare noi. Poi è chiaro che ognuno deve fare il suo, deve fare le istituzioni, ogni cittadino, ogni singolo. Come dice il questore di Caserta Borrelli, ognuno deve fare la sua parte. Ognuno deve fare la sua parte, perché se uno spera che siano sempre gli altri a risolvere i problemi, ognuno di noi deve cominciare a rispettare le regole, perché se ognuno di noi rispetta le regole, poi si crea quel circuito positivo, quei favori, quelle correnti negative. Sì. Senta, qual è l'operazione che le sta più a cuore? Ce ne sarà una? No, vabbè, a cuore no. Diciamo che uno si. Che le ha dato più soddisfazione. È il primo anno, quindi ci sarà sicuramente. Io, per quanto non particolarmente rilevante sotto il profilo quantitativo, un'operazione che mi ha fatto molto piacere è stato quell'arresto che abbiamo fatto su quell'usuraio, perché purtroppo l'usura è un fenomeno che come tutti sanno è difficile da individuare, e soprattutto in un periodo di difficoltà economica come questo in cui stiamo vivendo adesso. Di che si tratta? E si tratta di un imprenditore che appunto era stato costretto a rivolgersi appunto ad un usuraio perché anche per la crisi economica dovuta alla pandemia non aveva potuto aprire la sua attività economica,
e quindi si era rivolto a questo usuraio e nel giro di poco tempo ha perso pure quello che c'aveva. Ha perso tutto e quindi addirittura era stato minacciato di morte nel caso in cui non avesse rispettato la... Voi e noi in pochissimo tempo, in grazie alla, appunto la, anche alla immediata reazione pure della, della Procura che ha, ci ha dato la possibilità di fare anche delle attività diciamo tecniche di intercettazione, siamo riusciti a, a acquisire in poco tempo materiale probatorio e diciamo il soggetto è stato arrestato e quindi abbiamo in qualche modo contribuito a... L'usura è stata... Noi abbiamo fatto anche qui un protocollo d'intesa e vorrei appunto approfittare dell'occasione per, proprio per cercare di venire incontro agli imprenditori, ai cittadini che volessero denunciare fatti di usura. Abbiamo un numero verde istituito presso la Camera di Commercio, abbiamo una apposita sezione del nucleo di polizia economica dedicata a questo tipo di indagini. Quindi, e il numero, che numero è? Il numero non lo ricordo, però il numero de, diciamo, c'è un numero verde collegato con la Camera di Commercio. Ci si può rivolgere alla Camera di Commercio. Poi imprenditori ovviamente ci sono... che sono in difficoltà, invece di cadere nelle mani degli usurati. Poi ci sono tutte le associazioni di categoria, le associazioni antiusura, sì. Quindi ci si può rivolgere, in caso di necessità, ci si può rivolgere se non, non, non proprio direttamente alle forze di polizia, già subito. Tanti anni fa lei era ancora non so dove, a Caserta di sicuro no, De Simone organizzò un pulmino, il pulmino della legalità, e non ebbe molto successo per la verità, ma insomma si incominciava a parlare questo pulmino che girava per dare aiuto per chi era diciamo usurato, sotto usura, e insomma non è facile denunciare, nel senso che oggettivamente non è facile denunciare perché poi chiaramente sono una serie di problematiche, però è chiaro che se si vuole uscire da questo tunnel l'unica possibilità è quella di affidarsi agli organi che sanno affrontare il problema. Bravo, bisognerebbe fare molta prevenzione perché questo capita anche ai cittadini, tanti cittadini, soprattutto in periodo di pandemia non avevano soldi, quindi anche imprenditori, e si davano agli usurai, liquidità non ce n'era e andavano sotto le mani di un usuraio. E perdevano anche quel poco perché non riuscivano a pagare gli interessi. Perché poi gli interessi alti diventano altissimi, non si riesce nemmeno a recuperare, a recuperare i soldi per pagare gli interessi. Certo. E quindi diciamo poi la somma alla fine diventa altissima, non ce la fanno, non ce la fanno più. E dietro l'usura ci sono la criminalità organizzata. Ma che in parte sì, in parte no, a volte non c'è la criminalità organizzata, comunque la criminalità organizzata finanzia soltanto diciamo, chi deve poi dare i soldi, ma il problema vero è che usuraio sempre criminale. Molto spesso quando l'usurato svolge un'attività economica, il rischio è che quando l'imprenditore o il piccolo commerciante non riesce più a pagare, poi l'organizzazione criminale si impadronisce dell'impresa e la gestisce sotto diciamo, mentite spoglie, diciamo, perché poi chiaramente l'imprenditore rimane lì, però i titolari dell'impresa sono le organizzazioni criminali. Quindi noi abbiamo diciamo, un prestanome diciamo, costituito da tempo che gestisce quell'attività e non lo scopriamo mai, perché chiaramente l'impresa è nelle mani dell'organizzazione. Certo, quindi il rischio certo. È proprio questo. E questo è il rischio, un grande rischio, sì. E poi diventano anche, acquisiscono denaro, soldi, potenza. Beh, poi quello è un modo anche per riciclare il denaro, perché chiaramente viene messo il denaro nell'attività economica, magari l'attività si ingrandisce e quindi questo crea altra attività di certo, diciamo, perciò il governo allo Stato ha pensato bene che diciamo, è importante togliere i beni dalla criminalità, colpirli nell'economia. Certo, questo è un aspetto fondamentale dell'azione di contrasto. Sì. Certo, dunque diciamo così che a ottobre, no, a giugno scorso, 2021, 23 giugno, che data è? È la data di... Il compleanno vostro! Sì, sì, dell'anniversario della Fondazione. Hanno festeggiato il 247esimo anno di età e sono portati benissimo 247, il motto Nec Recisar Recedit, voi lo sapete già. Dunque si è fatta una cerimonia diciamo sobria perché c'era Covid. Quest'anno ovviamente, come anche l'anno scorso, abbiamo cercato di
ovviamente una cosa sobria, sì, per sì. questo motivo. Comunque il colonnello ha ringraziato i suoi uomini per l'abnegazione, il senso del dovere, ma soprattutto per il contributo che la Guardia di Finanza ha dato in periodo di pandemia, perché oltre al loro lavoro di base, ed è enorme, vi siete dati da fare anche diciamo in pandemia, in tante necessità. Sì, sì, vabbè, è chiaro che abbiamo dovuto in linea di massima modificare anche le nostre attività ordinaria. Come le dicevo prima, non abbiamo sospeso o sospeso in parte le attività di verifica, quelle ordinarie che noi facciamo sulle attività imprenditoriali, proprio per cercare innanzitutto di non andare a sottoporre verifica in un momento particolare, insomma sotto il profilo economico, e poi chiaramente abbiamo dovuto anche cercare di colpire quei fenomeni criminali che per il rispetto delle norme si innestavano appunto nella quindi abbiamo partecipato e partecipiamo ancora oggi diciamo ai servizi di ordine pubblico, appunto per il rispetto delle norme di contenimento della pandemia. Abbiamo partecipato a tutte le attività, diciamo, disposte dalla prefettura e quindi dal questore, e poi abbiamo fatto anche molte attività investigative per cercare di colpire quei soggetti che volevano approfittare di questo, diciamo, particolare momento per arricchirsi, quindi diciamo la vendita di prodotti non a norma, le mascherine, i gel e quant'altro. E certo, perché la criminalità organizzata si è data da fare in questo periodo di pandemia, perché gente normale non trovava tanti prodotti e poi loro insomma invece li avevano e quindi ne facevano denaro. Colonnello, l'intervista finisce qui. Prima di salutarla volevo sapere un po' se sta iscritto, se sta a scrivere in Fieri un altro libro. Il mio pensiero è sempre là, perché a me piace tutto ciò che è un po' diciamo intellettuale, che esce fuori, perché poi la finanza è, diciamo, è una cosa diciamo rigida, invece pensare un colonnello della fase che si dedica anche a scrivere, anche se la materia sempre insomma, no, è sempre una materia professionale, io alle cerco legalità soltanto di sistematizzare alcuni concetti, alcuni elementi che poi diciamo l'attività investigativa ti porta ad affrontare, quindi a cercare di dare un minimo di... Quindi la materia è sempre quella, sempre non c'è speranza che cambi. Ma una bella storia d'amore, una storia di amicizia, una storia su Curinga. Non è per far svelire. Allora, che le provoca? Qual è la molla? Per dire, ma adesso devo scrivere. Ma dipende dal, diciamo, dal tipo di... Per esempio questo, diciamo, è un libro che riguarda, si parlerà di corruzione, quindi sulla corruzione. Io diciamo, tra le tante cose che mi piace fare, anche un po' di attività di insegnamento, quindi insegno diciamo, alla scuola superiore del Ministero dell'Interno proprio, diciamo, un modulo sulla corruzione, quindi diciamo, ho cercato di... L'insegnamento le piace? Sì, quindi diciamo adesso a breve cercherò appunto di completare questo. E scriverà un libro su questo? Sulla corruzione, cioè su tanti fenomeni di corruzione, come si individuano, come si inquadrano e quali sono, diciamo, secondo me diciamo, gli strumenti migliori di contrasto, perché noi abbiamo una legislazione molto efficace sulla corruzione, il legislatore ha dotato diciamo, sia la magistratura che le forze di polizia di molti strumenti investigativi per combattere appunto la corruzione, e quindi diciamo questo testo si fa una specie di summa di tutto quello che c'è al momento come strumenti di lei contrasto. È proprio indicato a fare questa summa, perché con tanta roba che vede, il titolo io non glielo chiedo, lo vuol no, dire? No, ancora non l'ho deciso, no. Diciamo che si parla perché di corruzione. Perché scrive prima il testo e poi il titolo, sì, poi sì, il titolo. Alla fine ce lo mette, ah ecco, va bene, e quindi no, io non glielo chiedo perché sono scaramantica e quindi faccio come Edoardo De Filippo, essere, come dire, scaramantici insomma è una cosa, diciamo, normale. Sì, ecco. Sì, va bene. Sì, perché no, decide solo lei o è aiutato, cioè dalla parentela? No, solo io. Da solo? Sì, sì. Lo fa leggere in famiglia o no? O si scocciola e se ne va? No. Si scocciola e se ne va?
Allora, lo faccio leggere a mia figlia, visto che lei studia giurisprudenza, almeno mi dà un parere. E invece è bello, scrive bene, lei scrive bene, scrive chiaro. E questo per me è importantissimo, perché uno deve farsi capire che uno, diciamo, no, è inutile, il proprio sapere bisogna trasmetterlo. E quindi, insomma, le do atto. Io ho letto quel libro, il primo, quello che ha scritto con Melillo, e non sono ancora arrivata alla fine, perché è bello grosso. Sempre grosso così, Ma più o meno, sì. Quindi tanto ce n'ha da parlare, eh? Eh sì, perché insomma comunque la corruzione è un fenomeno complesso, ci sono tante forme di corruzione, c'è la corruzione internazionale, c'è la corruzione nell'ambito societario, ci sono diversi ambiti della corruzione. Scrive di mattina, di sera, no, di mattina no, perché c'è sabato da fare. E la domenica. Di notte, il sabato e la domenica. Il quando sabato... posso. Quando può, sabato e domenica, vabbè. Allora, io la ringrazio per avermi concesso grazie l'intervista, a voi, di avermi inserito nella sua agenda lavorativa, perché è una cosa difficilissima. Mi auguro che non le sia stato di nocumento, no, questa assolutamente, cosa. È stata una un piacevole pure per noi. Le do appuntamento, se si è trovato bene, benissimo, io l'aspetto benissimo. Qua già da adesso, va bene? Grazie. Buona serata buona e serata buon lavoro soprattutto, grazie, buona serata anche a voi. Buona serata.